Salve a tutti ragazzi, oggi vi voglio mostrare in anteprima le mappe che sono uscite su The Last of Us, le due nuove mappe che sono uscite su The Last of Us Remastered, che sono centro finanziario e spiaggia, beach praticamente. E quindi vediamo insieme con la mia reazione in live, cioè direttamente, proprio non è che sto facendo la voce sopra il video, vediamo velocemente queste due mappe. Mettiamo una class del cast giusto per vedere, eh? Allora, questa mappa è centro finanziario. È la mappa che, diciamo, della storia rappresenterebbe il punto dove Ellie per la prima volta spara con il fucile da cecchino. Siamo tutti curiosi di vedere come sarà questo, perché questo punto era grande nella storia, ragazzi, voi sapete bene. Nella storia della... questo punto okay, era piuttosto difficile. Allora, allora, qui sta un negozio con una cassa. Non c'è nessun nemico, ovviamente. Poi vediamo. Ok, allora, qui è un piccolo, una piccola area. Guardate, qui sta... addirittura uno ci si può mettere qua e si può mettere a sparare, capito? Vediamo altre cose, altre robe di questa mappa. Qui sta una macchinona che sfonda tutto, un medikit, un bar qua dietro, mi sembra di aver già intravisto qualche cosa qua, un altro, una cucina. Andiamo ancora di qui. Ah, guardate che strano! Guardate com'è piccolo questo posto per la cassa! Andiamo, no, continuiamo ad andare di qua, scusa, a sto punto. Andiamo a vedere. Guardate com'è bella, dettagliata questa mappa! Questo è il respawn dell'altra squadra. Vedete che cosa sta qua? Il bar dell'hotel! Questo pezzo, se vi ricordate, assomiglia al bar dell'hotel. Sì, questo pezzo è del bar dell'hotel. Che cavolo. Il bar dell'hotel, guardate. Pezzi dell'hotel. Qua sta la cassa. È molto vicino dallo spawn, eh. Molto vicino. Mi piace sta mappa, mi piace com'è. Però cerchiamo di capire se è una mappa da cecchino o meno. Allora, ci stanno molti posti dove nascondersi, vedete quante colonne, quante robe stanno per nascondersi. Vediamo l'ultima cassa dov'è. Qua addirittura sta l'ascensore, quest'area me la ricordo, questa è stata riportata direttamente dalla storia. Un altro medikit. E qui vediamo l'ultima cassetta. Vediamo, si può salire? No. Allora, mi sembra che punti dove mettersi il cecchino, a parte quello lì che vi ho fatto vedere all'inizio, non ce ne siano. Quindi questa è una mappa dove potete usare tutte le altre armi normali. I cecchini non me li vedo proprio, cioè sconsigliati. Vi potete mettere pure nel pullman a sparare, però avete, non avete una grandissima visuale. Stanno tanti posti dove nascondersi, guardate di qua, non è che... Se volete magari qua dentro vi potete mettere. Quindi diciamo vi do due posti dove nascondervi e siamo ritornati al punto di partenza. Bene, questa era la prima mappa. Certo che abbandono. Vediamo invece l'altra mappa, che sono curioso di vedere se sarà grande, perché la spiaggia nella storia non era grande. Che è spiaggia appunto. Avvia partita. Mettiamo sempre la solita classe. Questo punto è il punto in cui Joel ed Ellie vengono salvati dai due ragazzi di colore che incontrano. Ed è praticamente prima dalla fogna, quella dove stanno quei cazzo di infetti poi dentro. Quindi sono curioso di vedere se sarà grande questa mappa, perché potrebbe essere simile a Diga per certi versi, piccola ma bastardona, e diventerebbe anche la mappa una delle preferite dei giocatori. Allora,
Qua dietro c'è un masso dove volendo ci si può mettere. Questo è un pezzo di aereo, ragazzi. Qui sta una specie di corridoio con dell'acqua. Prima casa sta qui. Un buon punto, a meno che non è dietro l'angolo, è un buon punto. Andiamo qua. Qua sta una se... Ah, addirittura, ne! Hanno preso parti del pezzo della fogna. Wow! Wow, che cosa sto vedendo? Roba da Silent Hill, da spavento. C'è uno va qui, me? Ah, beh, qua mi immagino che qui deve succedere il macello. C'è una bella cassa in mezzo, sai? Ah, qua, questo è l'incrocio, eh. Ah, beh. Qua mi vedo una bella, un bel casino deve succedere qui. Questo è l'altro punto. Andiamo fuori. Vediamo la spiaggia più che altro. Allora, da qua veniamo, diciamo. C'è una torre, no? Ma non si può salire, no, no. Sarebbe stato troppo bello se no. Saliamo. Oh, un altro medikit. Mi piace questa mappa, guardate un po' com'è. Sta la, diciamo, la parte dentro che ci staranno più scontri a fuoco, secondo me. Questa casa è ben nascosta. Acqua. La prima volta l'acqua del mare. Oh, questo mi piace. Hanno dato pure la possibilità di passare sotto la barca. Buono. Si può salire sopra pur, sì. Yes! Un altro medikit. Ti potete mettere qua e mi mettete a cambiare, capì? Fate il comandante della barca. Ne! Torre idrica! L'altra mappa! Quella che però è nuova, però non così nuova, diciamo. Non dell'ultimo mappack. Qui sta la boa, quella che stava anche alla fine dell'altra volta, lì del... Ah, e qua sta il respawn nemico, quindi guardate. Vi trovate davanti qua. Penso che sia più, però, più sicuro l'altro respawn perché avete davanti le rocce. Questo diciamo che è un po' svantaggioso. Però qua potete raggiungere prima la nave, nel caso vi volete metterla, vi mettete. Vediamo sopra che sta. Qua sopra si va pure. Bello, bello. Qua sta il punto, quello diciamo dove stanno gli infetti, quelli che si nascondono. Buono, mi piace. Mi piace tutto di questa mappa. Più bella questa di secondo me di quella di prima. Cioè, proprio è l'unione di fogne più praticamente quell'altra che vi ho detto, la spiaggia. È l'unione di queste due. Bene ragazzi, avete visto le due mappe nuove di The Last of Us, io ci farò delle parti sopra, prima della fine di questo multiplayer, e quindi ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao!